In questo video continuiamo il discorso legato al decreto legislativo 231-2001, questa volta però addentrandoci su quelle che sono le procedure semplificate. In questa prima parte parleremo della politica per la sicurezza, gli obiettivi di miglioramento e le prescrizioni legislative, così come previste nelle procedure semplificate. DM 13 febbraio 2014. Prima di addentrarci sull'argomento di stasera, come rimanere in contatto con I'm Safe. Abbiamo la pagina Facebook I'm Safe, alla quale potete iscrivervi per poter avere sulla vostra bacheca quelle che sono le news che carichiamo periodicamente sulla nostra pagina. L'importante gruppo Facebook chiuso utenti di I'm Safe, dove potrete parlare e interagire con altri utenti di I'm Safe, sia sulle modalità di utilizzo del gestionale, sia su altre questioni quali normative, proposte di collaborazione e altre cose che capitano all'interno del gruppo. Un gruppo chiuso, quindi non, tutto ciò che viene scritto lì non può essere propagato all'esterno di Facebook, ma almeno si può discutere all'interno di uno spazio protetto. Abbiamo poi il nostro account Twitter, @imsafeit, la pagina LinkedIn imsafe, molto importante il canale YouTube imsafe, dove trovate tutte le registrazioni di questo Unsafe Speed Training e di tutti i precedenti e quelli che verranno poi, li troverete sempre lì. All'interno del canale trovate anche tanti tutorial su quelle che sono le funzionalità del nostro gestionale e come sfruttarle al meglio. Infine, la novità di quest'anno, il canale Telegram t.me/utentiunsafe, che è il canale Telegram dove postiamo tutta una serie di notizie. In particolare, il canale sta diventando un importante mezzo di propagazione anche di opportunità di lavoro che noi andiamo a recepire tra Facebook, LinkedIn e Twitter e che ripostiamo su questo canale. Il canale nel corso di questi primi giorni dell'anno ha avuto una vera e propria esplosione e siamo contenti di vedere tanta gente che ci segue. Tornando al nostro canale YouTube, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, in questo modo riceverete le notifiche quando caricheremo un nuovo video. All'interno del nostro canale trovate tutta una serie di playlist, tra cui la playlist I'm Safe Speed Training, dove troverete tutti gli eventi che abbiamo già realizzato. Prima di iniziare l'argomento di questa sera, vi ricordo che le slide che vedete potrete scaricarle gratuitamente da Unsafe, quindi accedendo ad Unsafe, cliccando su Formazione e Slide per la formazione, troverete una sezione dedicata a tutte le slide che come Unsafe e altri utenti che hanno deciso di condividere con altri le loro slide potrete trovare e scaricare gratuitamente. Quindi cliccate su Formazione e Slide per la formazione. Iniziamo ora l'argomento di questa sera. La prima parte analizzeremo quella che è l'introduzione. Allora, come dicevamo l'altra volta, l'articolo 30 del decreto legislativo 81-2008 ha introdotto nella seconda stesura, quella derivante dal decreto legislativo 106-2009, il fatto che la commissione consultiva avrebbe poi emanato delle procedure semplificate per l'adozione e efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione. Questo perché, ricorderete dal video precedente, la sicurezza sul lavoro è stato il primo caso di reato colposo inserito all'interno della 231, che fino ad allora vedeva esclusivamente reati dolosi. Quindi
Questa differenza ha reso necessario comunque un approccio più soft alla materia, tenendo appunto conto che non si parlava più di gente che voleva commettere un reato, ma era gente che in qualche modo commetteva un reato colposo, quindi per lo più accidentale. A fronte di questo, quindi l'introduzione dell'articolo 30, che è diventato lo scheletro portante di quelle che sono le procedure semplificate, introdotte col decreto ministeriale 13 febbraio 2014. Chiaramente queste procedure semplificate, che saranno l'oggetto di questo e dei prossimi video, si applicano esclusivamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quindi lesioni colpose, grave e gravissime, o omicidio colposo. Altri reati da 231, i cosiddetti reati presupposti, in questo modello non vengono minimamente considerati. Che non vuol dire che il modello non sia valido, anzi, sarà valido però solo come esimente per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Reati, eventualmente reati di carattere finanziario o altro, non determineranno, non verranno gestiti in questo e, se dovesse verificarsi, chiaramente non saranno coperti dal modello. Tuttavia, se dovesse avvenire un reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e questo modello fosse stato implementato, ci potrebbe essere l'esimenza. Quindi iniziamo almeno a impostare questo che è sulla parte più importante. Tra l'altro le statistiche di applicazione a 231 ci dicono che la maggior parte dei procedimenti 231 riguardano proprio la salute e sicurezza sul lavoro, che hanno chiaramente un impatto più generalizzato e soprattutto, come dire, più attinente alla sfera penale, che è quella di maggior competenza di quello che è la sicurezza sul lavoro. Perché le procedure semplificate? Perché il MOG, quindi tutto il discorso 231, riguarda la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto all'azienda. L'azienda però ha tutti i suoi organismi, il datore di lavoro, l'RSPP, i medici competenti, l'RLS, gli incaricati antincendio, quindi ha una sua funzione, ha un suo carattere direttivo, datore di lavoro e dirigenti, e invece la responsabilità amministrativa va a colpire prettamente l'organizzazione, quindi l'azienda in sé e soprattutto la sua proprietà. Nelle piccole imprese però la proprietà corrisponde al datore di lavoro. Risultato per cui creare un modello di organizzazione per cui la proprietà impedisce al datore di lavoro di commettere reati non è del tutto banale, perché alla fine io ho una corrispondenza tra queste figure e quindi io ho una persona, il datore di lavoro, che si autocontrolla che non commetta reati. Non è, cioè, è un altro mondo. Per cui le procedure semplificate sono finalizzate prevalentemente a fare in modo che il datore di lavoro, che spesso corrisponde anche alla proprietà, metta su un sistema che garantisca il prettamente il rispetto normativo e garantisca la presenza, di adeguata evidenza di quelle che sono l'attuazione delle misure per il rispetto normativo. Quindi quello che noi vedremo nelle procedure semplificate sono un'ottima linea guida, non solo se vogliamo adottare un MOG, ma anche se l'azienda vuole in qualche modo strutturare meglio tutto quello che riguarda la sicurezza sul lavoro, a prescindere che poi lo chiamiamo MOG 231 o meno. All'interno dell'introduzione, questo contesto, quindi di corrispondenza tra datore di lavoro e proprietà, viene messo in particolare evidenza, indicando proprio come un modello particolarmente complicato sarebbe fuori luogo proprio per questa sussistenza di questa commistione di ruoli. Come vedete nella tabella sotto trovate un parallelo tra l'81, la 231 e la 18.001. Chiaramente non vedete la 45.001 perché nel 2014 non c'era neanche la 9001 e la 14001, ultima edizione, figuriamoci la 45001, che sarebbe poi emersa solo 4 anni dopo.
Quindi per l'81 abbiamo il datore di lavoro, mentre invece per la 231 l'organo dirigente e per la OSAS oppure per la 45.001 quello che è l'alta direzione. Ecco, queste tre figure spesso nelle piccole imprese assolutamente corrispondono. E quindi un organo dirigente che controlla che il datore di lavoro rispetti le norme non ha molto senso perché corrispondono proprio le figure. Quindi le modalità applicative della 231 nelle piccole e medie imprese va in qualche modo tarata in maniera corretta, tenendo conto proprio del fatto che l'alta direzione, il datore di lavoro e l'organo dirigente in queste strutture spesso coincidono e vanno a formare un unico soggetto decisionale. Questo avere un unico soggetto decisionale però rappresenta anche una potenziale sorgente di rischio, perché non c'è alcuna funzione che controbilanci quei poteri e qualora questo centro di potere dovesse commettere dei reati, non c'è un altro potere che possa controbilanciare. Quindi è il datore di lavoro stesso che si deve autocontrollare o adottare dei sistemi finalizzati a fare in modo che lui stesso non perda la rotta. Chiaramente il MOG, anche in procedure semplificate, non è mai obbligatorio. Tuttavia, l'averlo ci permette di avere la possibilità di esimere l'organizzazione in caso di commissione di reati. I reati, come ricorderete dal video precedente, possono essere commessi sia da soggetti apicali, come il datore di lavoro, ma anche da soggetti subordinati, come i lavoratori. Ad esempio, un carrellista che investe un altro lavoratore sta commettendo un reato di lesioni colpose gravi e gravissime. E quello può far scattare tutto il discorso 231 e a quel punto l'organizzazione dovrà dimostrare di aver messo in atto un modello di organizzazione e gestione tale per cui il lavoratore, come dire, ha commesso quel reato eludendo quello che è il modello stesso. Il primo capitolo delle procedure semplificate riguarda la politica aziendale di salute e sicurezza, gli obiettivi e il piano di miglioramento. In pratica, in accordo anche con quello che succede per le norme sui sistemi di gestione, quindi quella che era la 18.001, ora la 45.001, ma anche le altre, prevede che l'alta direzione, il datore di lavoro, definisca una politica aziendale. Politica detta così, subito andiamo a pensare a quel foglio di carta che troviamo spesso affisso in reception nelle aziende con la scritta politica. In realtà noi dobbiamo, per comprendere cosa significa, utilizzare il termine inglese, policy. La policy è quelle indicazioni che l'organizzazione dà a tutti i suoi membri, che non sono negoziabili, quindi delle condizioni minime che rappresentano il modo in cui l'azienda ritiene che una cosa debba essere gestita. In quest'ottica, la politica aziendale deriva molto dal contesto nel quale ci troviamo, perché è facile scrivere una politica a sicurezza per un'azienda, magari monopolista di un determinato mercato, con elevati guadagni, dove quindi non ho problemi di risorse. Più difficile è scrivere la politica della sicurezza in ambiti ad altissima concorrenza, magari in appalto, soprattutto se appalti pubblici, dove quindi ho una committenza che vuole risparmiare il più possibile e io che in qualche modo devo adeguarmi. Quindi nell'ottica del contesto nel quale ci troviamo, l'alta direzione, il datore di lavoro, va a definire una politica. Quali sono gli elementi di ingresso di questa politica? Le caratteristiche dell'azienda, il contesto, lo storico degli effetti negativi, la conoscenza di quelli che sono i cicli di lavoro, la valutazione dei rischi e tutti quelli che sono gli obblighi. E chiaramente la politica non può non considerare gli obblighi che dobbiamo rispettare. Perché è importante? Perché nel momento in cui io
capisco tutto questo, creo una policy aziendale che spinga la mia organizzazione a rispettare quelle condizioni minime accettabili che io definisco. Questo è uno schema, ecco, le procedure semplificate, oltre a darci una linea guida, ci propongono anche dei facsimile per alcune cose. In questo caso troviamo il facsimile di una sorta di checklist dei dati da andare a raccogliere nell'ottica di poi andare a definire la politica. Quindi immaginate questo come una checklist dove andiamo a chiederci se quei dati, se quelle informazioni ne abbiamo tenuto conto nella scrittura della politica. A fronte di questo con analisi del contesto, così come capita sui sistemi di gestione, l'alta direzione definisce quelli che sono gli impegni generali, le aree di miglioramento e gli obiettivi specifici. La politica aziendale, questa è una caratteristica del MOG rispetto alla 45.001, è riportata in un documento firmato dall'alta direzione e viene diffusa al personale, ai consulenti, agli appaltatori e a tutte le terze parti interessate. La 45.001 dice anche che la politica è documentata, non richiede però firme, e la comunicazione per quanto pertinente. Quindi, quello che è la politica, immaginiamo questo documento scritto e firmato, in qualche modo va comunicato, va posto all'attenzione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti. Chiaramente questa politica trasmessa ai lavoratori potrebbe avere contenuti diversi dalla politica che noi comunichiamo agli appaltatori, quindi i lavoratori sapranno il nostro impegno a ridurre i rischi per la loro salute e sicurezza, gli appaltatori porremo particolare attenzione al rispetto dei rischi interferenziali e quelli che sono i rischi dell'ambiente di lavoro. I contenuti minimi della politica sono l'impegno a rispettare la legislazione, troviamo la stessa cosa nella 45.001, l'impegno a prevenire infortuni e malattie professionali e a migliorare le condizioni di salute, anche nella 45.001, e l'impegno a riesaminare periodicamente la politica. L'unico elemento che troviamo nella 45.001 e qua no è l'impegno alla partecipazione e consultazione dei lavoratori, che è un elemento particolare della 45.001 rispetto alla versione OSAS o HSAS che era la 18.001. Abbiamo poi tutto il discorso legato al piano di miglioramento, gli obiettivi e il piano di miglioramento. Gli obiettivi sono il punto d'arrivo che vorremmo raggiungere o quantomeno la direzione che vogliamo percorrere. Il piano di miglioramento rappresenta le azioni che nel corso del tempo vogliamo fare per poterci avvicinare il più possibile o addirittura raggiungere quelli che sono gli obiettivi. Anche nelle nostre valutazioni dei rischi, noi mettiamo obbligatoriamente un piano di miglioramento. Lì però non andiamo a definire gli obiettivi perché gli obiettivi sono già fissati dalla normativa, dall'articolo 28, ovvero la riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. E da quello deriva il piano di miglioramento che vi ricordo è un contenuto obbligatorio del DVR. In questo caso il piano di miglioramento potrebbe essere sì per ridurre i rischi lavorativi, ma potrebbe anche essere per rendere migliore, aumentare l'efficacia del mio modello di organizzazione e gestione. Quindi una serie magari di procedure operative non tanto volte a prevenire gli infortuni, ma a prevenire il mancato rispetto magari di una normativa. Perché? Perché questo modello è finalizzato a prevenire i reati, oltre a prevenire le infortuni e malattie professionali. Così come previsto nella 45.001, il piano di miglioramento deve individuare le responsabilità, chi è che si deve occupare di quella specifica azione, in modo che se non viene eseguita, con chi me la posso prendere. Le tempistiche, una scadenza. Come sapete, Walt Disney disse che
un sogno con una data e un obiettivo. Quindi se io a una qualcosa che voglio realizzare gli metto una scadenza, vuol dire che mi impegno a portarlo a casa. Se invece la lascio lì scritto senza una scadenza, so già che rimarrà così in eterno. La priorità degli interventi da realizzare, chiaramente la priorità sarà collegata all'entità del rischio connesso. E quando parlo di rischio non parlo necessariamente di rischi per la salute e sicurezza, ma anche i rischi di commissione del reato. Io posso avere degli ambiti dove ho un maggior rischio di commissione di reati. Cioè in un ufficio il rischio che qualcuno commetta un reato per la salute e sicurezza nell'ufficio è un po' più basso sicuramente che in un magazzino, dove è più facile, o addirittura in un'area produttiva dove è più facile che qualcuno manometta delle sicurezze. Quindi in base all'entità del rischio connesso adotterò un intervento con maggiore priorità o minore. E poi importante, le risorse necessarie a realizzare quell'azione, risorse economiche, ma anche risorse di tempo materiale, qualcuno che segua quel processo e lo porti alla fine. Il datore di lavoro deve individuare le modalità con le quali controllare funzionalità, efficacia e puntualità di realizzazione del piano di miglioramento. Considerate che l'articolo 28 prevede che il documento di valutazione rischi contenga le procedure di attuazione delle azioni di miglioramento. Quindi questo documento, questo DM 13 febbraio 2014, vi può aiutare anche a implementare nel DVR questa procedura obbligatoria prevista dalla normativa. Qui vedete uno schema che ripropone il DM per andare ad annotare gli elementi della politica, gli obiettivi connessi a quell'impegno. Quindi io mi prendo un impegno. Quell'impegno mi deve portare a un certo livello. Per raggiungere quel livello devo adottare certe misure. Quindi abbiamo politica, obiettivi, le azioni, la priorità di intervento, i costi, i tempi e il responsabile. Vedete che c'è anche una colonna indicatori. L'indicatore, per chi di voi non bazzica i sistemi di gestione, sono quegli elementi che mi servono a misurare quanto mi sto avvicinando ai miei obiettivi o quanto sto adottando le azioni previste. Quindi attraverso questa compilazione possiamo tenere conto di questi elementi. Per chi utilizza AmSafe, queste colonne vi ricorderanno facilmente quelli che sono i campi delle azioni e delle azioni di miglioramento del DVR. Quindi abbiamo il titolo, la descrizione di cosa vogliamo fare, il luogo dove si deve realizzare, chi è responsabile, il budget, la priorità, la data di scadenza e poi la descrizione delle azioni attuate e della verifica di efficacia che faccio per controllare che un'azione effettivamente mi abbia portato quel miglioramento previsto. Quindi immagino che chi di voi usi AmSafe, quella tabella di prima fosse assolutamente assodata. Abbiamo poi il secondo capitolo del DM 13 febbraio 2014, che prevede il rispetto degli standard relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Ricorderete che i titoli del DM in realtà non sono altro che le voci proprio dell'articolo 30. Per questo punto ci viene detto che il MOG deve garantire il rispetto delle norme sostanzialmente, di quelle che a livello di sistemi di gestione chiamiamo prescrizioni legali. Perché? Perché la commissione di reato chiaramente è correlata al rispetto normativo, perché se io rispetto tutte le norme, come dire, il reato potrebbe non configurarsi, perché se io ho adottato tutte le misure necessarie, potrei non essere perseguibile per un evento incidentale, perché possono comunque capitare. Quindi avere sotto mano quelle che sono le prescrizioni legislative e il loro rispetto è assolutamente essenziale.
Quindi l'organizzazione deve dotarsi, un po' come previsto anche per la 45.001 e la 14.001, di quello che è un elenco delle prescrizioni legislative, cioè sapere quali sono gli obblighi che sono applicabili alla mia realtà e per ognuno di questi andare a definire chi se ne deve occupare. Il DM parla in particolare di implementazione del MOG, cioè implementando il MOG, se conosco quelli che sono i requisiti, li inserisco nel sistema in modo che sia il sistema stesso a guidare l'organizzazione al rispetto di questi requisiti. Se non li conosco, potrei scrivere delle procedure che in realtà non solo non mi aiutano a rispettare le leggi, ma magari mi allontanano pure. Importante tutto il tema degli acquisti. Immaginate una procedura su come si deve acquistare un macchinario, quali sono i requisiti iniziali, quelli che devo verificare durante e in particolare le attività da fare al momento dell'installazione e primo utilizzo dell'attrezzatura. Quindi se la scrivo bene, sono tranquillo che sì, è più facile che tutto andrà come voglio io. Se invece lascio tutto un po' non alla fantasia, ma alla competenza di ognuno, sperando che ognuno li rispetti, potrei avere qualche delusione. L'altro elemento importantissimo riguarda la manutenzione e le verifiche, tutte quelle che sono le manutenzioni obbligatorie, previste dal costruttore o dalla normativa, ad esempio l'allegato 7, più tutte le verifiche previste dalla normativa, ad esempio pensate alla verifica di messa a terra. Quindi l'organizzazione deve garantire di conoscere tutti questi elementi. Oltre a conoscerle, deve assegnare delle risorse interne e esterne in grado di stare dietro a queste modifiche normative. Perché effettivamente le novità ci sono frequenti, spesso sono anche non così facili da comprendere. Quindi è importante individuare dei soggetti che seguano questa parte, l'aggiornamento normativo della mia azienda. Chiaramente, a fronte dell'individuazione delle prescrizioni, devo individuare delle funzioni aziendali che siano competenti per quelle attività loro assegnate. Quindi, se io ho un'azienda che compra dei macchinari, l'ufficio acquisti deve essere competente di quelle che sono le prescrizioni legislative applicabili proprio all'acquisto delle macchine o alla formazione o tutto quello che riguarda le mie figure. Quindi individuata la norma, anzi la prescrizione legale, io quella la devo comunicare alle funzioni competenti, rendendoli edotti di cosa comporta e di come rispettarle al meglio. Come dicevamo, chiaramente l'azienda deve conoscere molto bene quelli che sono i requisiti tecnico-strutturali di legge, l'agibilità, il certificato di prevenzione incendi, ma anche tutti quelli che sono le verifiche, le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro. Tutti questi elementi io devo conoscerli per poterli implementare nel mio sistema. Il DM mi propone questa tabella dove andare ad annotare le prescrizioni legislative. Chiaramente anche in questo caso chi usa Amsafe è abituato al database prescrizioni legislative che curiamo noi dello staff e quindi teniamo noi già aggiornato. Chiaramente questo andrà scritto nel modello dicendo l'elenco delle prescrizioni legislative viene curato da Amsafe, l'azienda cosa deve solo più fare? La verifica periodica di conformità legislativa, cioè per ogni prescrizione andare a indicare alla data X se lo sto rispettando o meno. Chiaramente, se non lo sto rispettando, devo aprire e gestire una non conformità. Analogamente, quindi, l'alta direzione deve adottare, oltre all'elenco delle prescrizioni legislative, anche questi controlli periodici, chiaramente nei casi previsti dalla legge. E deve adottare degli interventi per essere tranquillo che le cose vengano fatte. E anche tutto il discorso della manutenzione di attrezzature e dispositivi di sicurezza. Vi ricordo in particolare
che nel caso dei dispositivi di sicurezza per i quali è previsto il controllo, lo trovate all'interno dell'articolo 71, automaticamente ho l'obbligo del registro di manutenzione dell'attrezzatura. Perché? Perché i dispositivi di sicurezza io non so se funzionano fino a quando non ne ho bisogno. E visto che quando ne ho bisogno che funzionino, non posso accorgermi in quel momento che non funzionano. Io devo pianificare dei controlli periodici delle sicurezze, i pulsanti di emergenza, i microinterruttori, il non riavvio automatico della macchina. Tutti questi elementi vanno testati a chiamata, si dice. E questi interventi a chiamata vanno obbligatoriamente registrati nel registro dei controlli delle attrezzature. E poi abbiamo tutto il tema della manutenzione prevista dal produttore che è obbligatoria. E che deve essere in qualche modo anche accertata. Anche qui il DM 13 febbraio 2014 mi propone una scheda manutenzione macchina piuttosto semplice. Anche qui gli utenti di AmSafe sono abituati a ben altro attraverso il modulo di manutenzione, il modulo che utilizziamo per registrare ed effettuare le manutenzioni delle attrezzature e degli impianti.